Ma intanto grazie. Siamo alla vigilia di una gara elettorale che sarà importantissima. Voi qui a partire avete la possibilità di tentare un percorso nuovo. Lo sapete meglio di me, me lo raccontava Andrea, si sono spaccati destra e sinistra, sono costretti a fare due liste perché non riescono, ognuna sia al centro-destra che al centro-sinistra, ognuno deve fare due liste perché evidentemente non riescono neanche a mettersi d'accordo tra di loro per come amministrare Sardegna. Noi non abbiamo parenti ingombranti, diciamola così, non abbiamo amicizie ingombranti che ci mettono in difficoltà, quindi andiamo da soli e ovviamente contiamo sulla vostra generosità, sulla vostra capacità di capire quello che è il bene di una comunità qual è Tarquinia. Grazie a tutti. Ringrazio innanzitutto tutti voi che siete venuti qua questa sera e ci date effettivamente la carica. La carica ce l'ha data anche Gianluigi che con le sue parole effettivamente ci fa capire, secondo me, cose importanti. Una cosa che ha detto sono stati i valori. A cui io credo tanto e credo che secondo me tutti noi fondamentalmente che stiamo qua crediamo questo, crediamo in dei valori, dei principi sani che cerchiamo di portarli avanti tutti i giorni, sempre, continuamente. E noi del movimento fondamentalmente vogliamo questo, siamo gente comune, gente come tutti, tranquillamente abbiamo i nostri lavori, facciamo la nostra vita, poi a un certo punto abbiamo un trigger, qualcosa ci scatta e ci dice qui non sta funzionando questo, non va bene, domani i miei figli cosa troveranno, che ci sarà. In questo periodo di incertezza secondo me bisogna tirar fuori ognuno la sua grinta e dire ok dai, mi metto in gioco, faccio questo, sistemo questo posto che non va, comincio dal piccolo, poi chissà. Io ho un gruppo dietro a me di persone fantastiche che tutti condividono questi valori. Questo è il bello di essere qua e di correre in maniera sana con dei valori e principi sempre davanti. Cioè, l'obiettivo è andare avanti, costruire qualcosa tutti insieme, rispettando tutto quello che sono una serie di regole, eliminare tutto il discorso dei compromessi, io ti do, mi dai, poi se succederà, vedremo che succede. No, se le cose sono giuste per la cittadinanza, per i cittadini le faremo, se non vengono accettate magari non le faremo, cioè, le nostre idee non sono magari a volte le migliori, insieme a tutti voi potremmo condividere e capire se sono quelle giuste. Noi abbiamo un programma vasto perché effettivamente abbiamo analizzato tutto il nostro territorio, tutta la nostra città e effettivamente le cose a cui mettere mano sono tante, dico la verità, non abbiamo trovato una cosa su cui non mettere mano. Le priorità sono tante, sono tutte insieme, sicuramente l'obiettivo numero uno è sviluppare l'economia, creare posti di lavoro, essere di supporto alle imprese che già esistono, quindi aiutarle a svilupparsi piuttosto che aiutare ad arenarsi, quindi sviluppare quello che è la macchina amministrativa e renderla fluida. Cioè, dovremmo stare quasi sullo stesso piano, la pubblica amministrazione forse è questo, no? Non è un ente sovraordinato solo a noi, ma è un ente paritario con cui dialogare, quindi noi dovremmo rispecchiare questo che secondo me è un aspetto che manca molto, manca anche a livello nazionale. Sicuramente sul territorio c'è la riqualificazione del Lido, la parte del centro storico, creare parcheggi, noi ci siamo impegnati tante sere nel cercare aree su cui era possibile sviluppare queste aree, su cui veramente creare un vero punto di svolta. Poi il project financing lasciamo magari da parte situazione, perché trovare un'azienda che viene qua, che investe sul territorio, vuole un tornaconto economico che non è niente. Nessuno investe project financing in un'azienda privata che viene investita qui per fare un parcheggio costerà tot all'ora, ma anche di più. Quindi noi abbiamo pensato di riprendere e gestire anche come comune alcune grandi, strutture che stanno andando in decadenza come la piscina, l'abbiamo sempre voluta, ce l'abbiamo, ora ce l'abbiamo, adesso è chiusa, quindi non troviamo azienda che la gestisce. Beh, una fondazione di partecipazione magari noi comune potremmo veramente gestire in maniera più appropriata, efficiente e cercare di dare un bene che al momento non esiste.
quindi anche sviluppare tutta la zona degli impianti sportivi che esiste intorno alla piscina, quindi esiste un campo da atletica, esistono altri due campi che non vengono utilizzati, quindi utilizzare anche quelli, quindi l'attività sportiva, la comunità, il sociale, quindi sono tante sicuramente gli aspetti che vanno curati. Ci stiamo muovendo su tutti i fronti, su tutti completamente, stiamo allacciando il più possibile anche diciamo, rapporti con le istituzioni, perché in questo momento le istituzioni ci siamo noi, quindi come Gianluigi è venuto qua, noi abbiamo fatto venire un deputato per vedere l'area vicino alla zona artigianale su cui poter sviluppare qualcosa domani, con un'idea ben chiara, vorremmo veramente sviluppare quell'area in maniera tale che sia un centro culturale, che sia comunque votata ai nostri prodotti, ai prodotti agroalimentari. Esiste un tipo di turismo che sta andando sempre di più, che è il turismo verde, green, quindi agroalimentare, cioè ci abbiamo tanto da costruire e tanto possiamo fare. Sicuramente serve l'aiuto di tutti voi, di tutte quelle persone che sono sfiduciate in questo momento dalla politica perché non si riconoscono più in una politica, e quindi dovremmo trascinare loro a dire dargli veramente una speranza e capire che domani effettivamente può essere migliore. Noi gli diamo la fiducia, sicuramente a volte uno dirà vabbè, ma voi siete giovani, non siete esperti, non avete mai fatto niente, ma io non mi sento così, nessuno di quelli che sta nel mio gruppo è così. Quindi siamo tutte persone effettivamente che nella vita abbiamo fatto e stiamo facendo, siamo imprenditori, gente che si sveglia tutta la mattina e che effettivamente siamo quasi in casa. Non mi sento di dire che sono impreparato, sono il primo o l'ultimo arrivato. Quindi quello che vi dico è potete credere in noi siamo aperti, siamo sempre disponibili. Io sono una persona che è sempre disponibile, qualsiasi cosa mi chiedete io cerco di spaccarmi in quattro per farlo. Quindi non mi tiro mai avanti e indietro a niente, e secondo me anche il disfattismo non funziona. Un po' di ottimismo, un po' di dire ok dai proviamo, vediamo e la facciamo. E qui ce la facciamo. Quindi ringrazio voi che state qua, tutti quelli indecisi, vincevoli, quelli che decisi a venire a votare, mandate a votare, perché comunque è importante farlo. Un voto alle ultime regionali solo il 50% è andato a votare, questo è un segnale bruttissimo per tutti noi cittadini. Vuol dire che veramente ci stiamo allontanando da quello che è un concetto che è. Le istituzioni siamo tutti noi, noi siamo rappresentanti delle istituzioni, se 50 persone, una su due, non crede più nelle istituzioni, forse abbiamo fallito, stiamo fallendo, quindi dobbiamo dare un po' più di sprint e cercare di creare un mondo sicuramente migliore, quello che spero. Il simbolo di Forza Italia perché tirava il pelo di Berlusconi, oggi tirano le stronzate giornaliere di Salvini e quindi funziona più essere leghisti. Infatti avete visto, io feci una battuta tempo fa. Adesso si sono tutti adoperati a farsi le felpe con Tarquinia, no? Perché è fantastico. Poi ci sono proprio i leghisti, quelli leghisti cornetani che sono leghisti da 30 anni, che sono quelli che vanno giù alla Valle del Marta a fare il rito dell'ampolla, no? Vanno giù al Marta con la maglietta Ancarano, quelli sono proprio quelli più duri e puri di tutti, perché a Tarquinia o sei proprio fatto leghista così o non ci sei? C'hanno una tradizione, loro proprio Ancarano, hanno tolto queste terre ai barbari montenomanesi. Poi c'è il PD, anzi il PD proprio non c'è, il PD non c'è, però scimmiottano il simbolo, quindi mettono il simbolo col tricolore perché ti fanno capire siamo quelli del PD, con la storia del PD, però rinnegano il passato, anzi rinnegano le radici, che secondo me è la cosa peggiore che puoi fare. Guarda, a questo punto preferisco più i leghisti, i finto pseudo-leghisti che mettono il simbolo della Lega Nord, almeno faranno una politica che vorranno dividere Tarquinia da Tarquinia Lido, faranno una secessione, Tarquinia dalle campagne. Basta con i partigiani, quelli della roccaccia. E va bene, no, c'hai una linea. Invece tu ti presenti con simbolo dopo 10 anni che hai governato, scimmiotti anche il simbolo, è fantastico. Poi abbiamo Moscherini, più fantastico di me. Allora, Moscherini va a Civitavecchia, fa debiti
all'interno del comune, costituisce delle partecipate, ci infila dentro delle persone, fanno le assunzioni, clientelari, le partecipate stavano andando fallite, va a fare naturalmente le elezioni, che cosa incassa? Una sconfitta. Che fa sconfitte negli altri paesi, poi viene a Tarquinia, naturalmente da perfetto sconosciuto, perché noi conosciamo Moscherini per i guai di Civitavecchia, andasse a Civitavecchia a fare le elezioni, oggi Moscherini come tra l'altro in Civitavecchia, si vengono qui, diventano tutti manager. Il manager della politica, Moscherini, è manager, ma dove sono andati? Hanno fatto i danni. Però fanno liste civette con 40-50 persone. Vengono le liste civette. Allora io capisco che ci abbiamo parenti, amici, tanto si sono candidati tutti, quest'anno forse molto meno della passata consigliatura, comunque. Allora, noi ci abbiamo questa regola ferrea, e la regola è una lista, un candidato. Chiaramente potevamo candidare 30-40 persone, perché tra amici, parenti, compagni, tutti ce la fanno a fare una lista civetta così, no? Io ho visto liste anche di Celli, Celli ha una lista civica con uno studio al completo di geometri e architetti, ma sono tutti loro, sono tutti lì dentro, quindi serviva da chiudere la lista. Allora io vi dico, no? Ma Dio santo, va bene, c'avete il cugino, il parente, ma quelli sono voti di scambio affettivi. Non potete dirci, mi si è messo mio cugino, c'era la mia parente, devo dargli il voto ad ogni costo. Il voto datelo al cugino, datelo all'amico e date un voto disgiunto. Se proprio volete dargli una preferenza, quantomeno votate il candidato sindaco Aneani. Cioè, votate l'unica faccia nuova, competente, seria, che ci abbiamo in questo momento in questa tornata elettorale. Naturalmente non nomino l'altra lista di pseudo-sinistra, perché tra di loro si fanno gli scaramucci, quindi si sono fatti una lista la sera prima con un sindaco che tutti ne parlano bene, ci mancherebbe, però non credo che a 77-78 anni si possa dare fiducia a una persona che secondo me oggi è idonea, uno a fare il nonno, secondo me, ma non perché ce l'ho una persona grande, ma due, una persona della sua esperienza, secondo me era molto utile a un progetto. Cioè tu entri in una sede e metti la tua esperienza al servizio di un quarantenne, che fosse anche stato del PD, ma un uomo oggi della sua età, dopo aver fatto il sindaco, ci ha avuto una storia, si rimette in lista a parlare di un futuro quando il futuro non lo conosci più ormai, cioè sei fuori dalla politica, sei fuori dal contesto, quindi secondo me è innominabile. Io rispetto a due anni fa credo che queste elezioni politiche, se la gente ha bisogno di un cambiamento, sono più semplici, perché Mencarini era un candidato sindaco ingombrante per noi, perché Piero era una persona molto conosciuta a Tarquinia, aveva fatto tanto a Tarquinia, anche da presidente della banca, io l'ho conosciuto, ci ho lavorato insieme in alcune situazioni, e quindi lì le persone, Tarquinia ha votato proprio la persona, perché naturalmente anche lì c'aveva un manipolo di persone improvvisate, tra l'altro si è visto appena sono andati su, hanno trasformato quel comune in una proloco, no? Cioè, nel senso, io lo chiamavo il comitato dei festeggiamenti. Allora, detto questo, ho voluto smuovere un po' le acque prima di andare, scusate, mi sono trattenuto. Allora,